Si è aperta in questi giorni la rassegna Memento, che ogni anno mantiene la memoria sulle grandi tragedie del Novecento. Ad aprire l'edizione 2020, in coincidenza con il Trieste Opera Festival, Katia Ricciarelli, con lo spettacolo dal titolo Ricordare, in memoria delle vittime della Shoah, liberamente ispirato al diario di Anna Frank. Mercoledì, invece, la sezione cittadina dell'ANPI ha ricordato, insieme al suo presidente provinciale Ferdinando Pappalardo e a Gianvito Mastroleo della Fondazione Di Vagno, la figura di Giuseppe Di Vagno, politico socialista di Conversano, assassinato dai fascisti a Mola di Bari il 25 settembre 21. Ieri, invece, ospite della rassegna è stato il giornalista e docente Pietro Greco, in un incontro a cura dell'Accademia Vitale Giordano sulle leggi razziali in Italia e Germania e sulle ripercussioni sul movimento scientifico europeo. Da prima, a partire già dal 1933 in Germania, hanno dissolto la più potente e più grande e più prolifica comunità scientifica del mondo, che era quella tedesca, e un terzo della comunità scientifica tedesca era rappresentata da scienziati ebrei. Le leggi razziali hanno cacciato via gli ebrei dalle università, dai centri di ricerca e quindi hanno dissolto direttamente una parte della comunità scientifica, ma indirettamente hanno minato alla base la stessa comunità scientifica tedesca. La scienza italiana, che aveva dei punti di forza, come ho detto, quelli della fisica e della matematica in particolare, furono completamente dissolti. Edoardo Amaldi, l'unico italiano dei ragazzi di via Panisperna, il gruppo di Fermi, che era rimasto in Italia, ha parlato di disastro della fisica italiana conseguenti alle leggi razziali e poi alla guerra con cui poi quelle leggi si ricollegarono.